Un intero paese, San Giuliano del Stagno, si è stretto attorno ai familiari del giudice Gianni Falcione, morto all'età di 51 anni dopo una lunga malattia. Questa mattina i funerali nella chiesa del paese, una chiesa gremita che non è riuscita a contenere tutta la gente che ha voluto dare l'ultimo saluto a Gianni. Un magistrato le cui doti umane e professionali sono riconosciute da tutti, si è occupato di processi importanti tra cui il caso Sepede e il duplice omicidio di Ferrazzano compiuto da Angelo Izzo. Un giudice che non ha mai usato la giustizia come strumento afflittivo, ma come mezzo per riabilitare, ha ricordato nel suo intervento padre Lino Iacobucci, amico di Gianni Falcione. Se n'è andato dopo aver lottato per 7 anni contro un male incurabile, il rammarico di padre Lino di non essere riuscito a salutarlo per l'ultima volta. Sto bene, sembra che la terapia che sto facendo dia dei frutti. Ho detto sono contento, posso venire a trovarti? Sì, vieni, con molto piacere, ti aspetto. E mi ha detto una cosa che si è stampata qui: tu sei il mio futuro. Che significa? Me lo chiedo ancora oggi: tu sei il mio futuro. Io pensando, ripensando, credo che Gianni, lo voglio chiamare Gianni così come lo chiamavo sempre, voglio pensare che Gianni pensasse già ad un futuro prossimo, che era quello del passaggio da questa terra all'altra vita. Non ho avuto, ahimè, non ho avuto il coraggio di andarci, pensando ci vado prima di Natale. Mi ha detto che sta bene, sta meglio. Nessuno, non potevo neanche io prevedere un passaggio così improvviso. Ed è per me una sofferenza grande. Ai funerali ha partecipato tantissima gente comune, poi sindaci, avvocati, magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine. Il ricordo di chi lo ha conosciuto. Una persona splendida, straordinaria. Un giovane, io l'ho conosciuto 20 anni fa, pieno di entusiasmo, di vita. Ma un amico carissimo, fraterno, anche se c'era differenza di età, l'ho visto crescere, insomma. E quindi ho visto tutto il percorso della sua vita, insomma, ed è stato anche amministratore con me. All'inizio degli anni 90, quando ero sindaco, ricordo la sua capacità, la sua saggezza, la sua trasparenza, l'umiltà soprattutto. E poi si è affermato dopo, vincendo un concorso in magistratura, ma è stato veramente bravo e ammirevole, insomma. E rimarrà sempre nei nostri cuori come un illustre concittadino, ma soprattutto un amico.